arrivare. E noi abbiamo un giorno in tempo per salvare queste opere. Anche più alte. Un quadro del genere si può salvare? Intanto se è una tela, se è una tavola, perché posso andare convinto che è una tela, o arrivo a una tavola di 5 cm con le traverse dietro, arrivo a tirarlo su e non lo tiro su. In questo caso è una tela, io lo vedo insomma, però non tutti magari hanno già l'occhio per capire se è una tavola o una tela. Poi, dopo il momento primo deve guardare come è attaccato, quindi spostandosi, guardando dietro, riesce a capire come è attaccato, che potrebbe avere un semplice gancio, potrebbe avere due, tre gancio. Potrebbe avere dei ganci chiusi. Dice, sì sì, è una tela, ce la faccio, però questo ce la faccio, va capito, perché non è che lo può staccare, poi dopo quando la mano non si accorge, oh, non ce la faccio. Quindi va un po', come si dice, assaggiato. Cioè capire qual è il peso del quadro. Quindi in questo caso come glielo si prende tutte e due, una mano sempre sotto, un'altra regge l'equilibrio che e si alza leggermente in modo da non farlo uscire fuori dal gancio. E si capisce, dice, Livio, ce la facciamo? Ce la facciamo. Allora a quel punto, tutti i due convinti, allora vediamo un pochino, sfidiamo dal gancio, piano piano, appoggiamo sempre. Vediamo un pezzo, qualsiasi che sia un quadro, che sia una tavola, che sia un pezzo di marmo, bisogna sempre coordinarsi e usare le stesse mani, le stesse braccia. Tutte e due abbiamo il braccio, questo caso destro e il sinistro a reggere, se io mi metto al contrario, si sbilancia, ci si fa male e casca il cavallo. Una mano sempre la più alta possibile perché regge meglio l'equilibrio. Quindi in questo caso una mano alta, mano sotto. In questi casi capire sempre anche la consistenza della cornice, dove vai a prenderlo, se vedi che c'è una rottura, che c'è una fragilità, magari la prendi davanti, prendilo dietro e se lo stacco. Poi, mentre non l'hai staccato anche prima, devi sempre verificare da dove è passato. Cose che possono cadere? No. Veramente, gli occhiali così possono cadere, danneggiare l'opera, le cose che abbiamo addosso. Bisogna essere, stare anche attenti, sono piccole cose, però sono fondamentali. Momento che è terra, poi sono discorso cinghie sotto, due a destra, due a sinistra, o tre, tre, via, sotto, tutte e due, quello che mi deve guidare, perché io non vedo che non lo chiedi, quindi se ci fosse una porta bassa mi dirai a questo punto, abbassa,